per giorno di Yul, me la ricordo un po', magari più qui, potete di pisco, mamma mia, quante mi piaceva, me l'avessi mangiata una cesta. Dopo un paio d'ore, passi un grido, tutti le pelle che vanno di casa, me la fettavo. E quindi dopo lì, stavo con un rubino, magari, perché diceva che faceva sul sudore. Ricordi, tradizioni ed emozioni sono stati al centro dello spettacolo L'Ovinir di Santa Chiete, andato in scena sul palcoscenico del Teatro Marrucino nell'ambito del programma degli eventi di avvicinamento al Venerdì Santo di Chieti. Portato in scena dagli allievi della Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino, lo spettacolo è stato liberamente tratto dall'omonimo dramma dialettale scritto da Aurelio Bigi. Io l'ho scritto 2 anni fa in piena pandemia. E ho cercato di descrivere le sensazioni che avevo io da ragazzo quando vedevo la processione del Venerdì Santo dalla finestra di Via Arnienzo, dove abitavo in quel periodo lì. Ed è un racconto, in parte diciamo autobiografico, ma che in parte vuole essere un po' da corollario alla meravigliosa processione del Venerdì Santo. Sa perché? Perché noi ringraziamo sempre l'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti per la bella processione che organizza ormai da 4 secoli. Però la città tarda a riuscire a mettere insieme a questa processione una serie di iniziative, di eventi, da crearne proprio una settimana di situazioni interessanti. Sul palcoscenico del Teatro Marrucino gli attori Paola Cosentino, Giovanna De Crecchio, Sara Durante, Paola Manente e Mattia Miccoli sono stati diretti dalla regista Giuliana Antenucci. È un dramma che è stato preso da quest'opera di Aurelio Bigi e adattato agli allievi della Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino, di cui io sono la coordinatrice. È la storia di una famiglia degli anni 50 a Chieti ed è un modo per ripercorrere che cos'è il Venerdì Santo per la processione del Venerdì Santo per i teatini e soprattutto andare indietro nel tempo e rivivere una serie di tradizioni che forse in questo momento sono un po' dimenticate. Introdotto da Giustino Angeloni, presidente della deputazione del Teatro Marrucino, lo spettacolo è stato impreziosito dalla partecipazione del soprano Giulia Bruni, del chitarrista Alessandro Cavallucci e del violinista Francesco Della Valle de Monticelli e preceduto dall'esibizione del gruppo folcloristico teatino diretto dal maestro Gianluca Moresco.